Lei deputato o senatore? Deputato. Deputato. Oggi non c'è naturalmente alcuna cognizione della destinazione. Ci sarà Beppe Grillo però ad aspettarvi. Che lo sa, lo scopriremo quando arriveremo lì e lo incontreremo. Se lo incontreremo. Fronda aperta al dialogo con i partiti. Le risulta? C'è qualcuno che ha rilasciato dichiarazioni, sapete anche chi è, perché è tutto pubblico, andate a chiedere a lui. Che... Ecco, Valentina, puoi chiedere... Che tipo di dialogo vuole intraprendere con i partiti? Noi il dialogo ci può anche essere, soltanto che ci deve essere sui punti del Movimento 5 Stelle, non su altre questioni. Perché non è stato presentato allora un nome per il governo? Ah, il nome per il governo non è una questione di nomi, è una questione di... fatti, cioè è una questione di programma. Noi abbiamo dato degli input che non sono stati affatto raccolti. Se avessero veramente voluto dialogare, avrebbero potuto per esempio rinunciare ai finanziamenti pubblici, cosa che abbiamo fatto soltanto noi. E si parla di... noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, quindi... Valentina, puoi chiedere... Il dialogo avrebbero potuto dare qualche segnale di... Se puoi chiedere perché fanno tutto in segreto, perché non c'è la diretta streaming, certo. Avevano detto massima trasparenza, perché scappano dalle telecamere e vanno in luoghi segreti? Allora, due domande. La prima sul finanziamento pubblico, l'apertura però di Renzi, che già alle primarie aveva detto noi siamo contrari al finanziamento ai partiti, vi convince e vi convincerebbe il suo nome? Seconda domanda, perché questo segreto? Quale segreto? Un segreto di questo? Non si sa nulla della destinazione, di dove andate, perché molto spesso tendete a respingere anche i contatti con la stampa. No, perché avremmo voluto fare un incontro tranquillo, passare una giornata a parlare liberamente senza che guardi la folla di giornalisti. Ma non ci sarà la diretta streaming? Ma questo lo decidiamo noi, siamo noi che quindi potrebbe esserci. Gestiamo queste cose. Ma può darsi, sì, potrebbe esserci, non lo sappiamo. Mi scusi, sta piovendo. E invece sull'apertura di Renzi, nel caso vi piacerebbe? No, non penso ci piacerebbe Renzi, non penso che cambierebbe molto, perché non... Stiamo sempre parlando di un rappresentante di un partito che ha fatto tutto quello che sappiamo, quindi cambiano i nomi, non cambia la sostanza. Senta, ma si parla di 9 parlamentari che sarebbero anche disposti a votare la fiducia ad un governo PD e a passare al gruppo misto. Secondo lei è una fronda che può allargarsi? Addirittura, già sapete queste informazioni. Da chi le avete sapute? Addirittura che già sono disposti a passare al gruppo misto. Le sembra un po' una fuga in avanti? Mi sembra una sciocchezza, perché anche se passassero al gruppo misto non avrebbero più nessun tipo di, diciamo, di efficacia nella loro azione parlamentare, quindi sarebbe soltanto un autogol da parte loro. Però ci sono delle difficoltà di comunicazione con l'esterno, ci sono stati anche dei cambi di portavoce, questo dimostra che un po' di dissenso, comunque di sfaldamento nel movimento c'è. No, non c'è dissenso e sfaldamento, c'è... La problematica dell'orientamento all'interno delle istituzioni è sicuramente una difficoltà nella comunicazione esterna che dobbiamo risolvere, questo sì. Ecco, ma lei è d'accordo con Grillo che dice se pensavate di dialogare con i partiti avete sbagliato a votarci? È proprio secca e cruda come presa di posizione. Noi siamo qui per fare una rivoluzione, se non è ancora ben chiaro. Strada è quella non del non dialogo, ma del dialogo sui punti che diciamo noi. Abbiamo sempre detto che se i partiti sono disposti a seguirci sulle questioni che abbiamo spiegato bene, noi, disse anche Grillo, li votiamo di slancio. Alcuni provvedimenti li potremmo votare di slancio tranquillamente. Ecco, ma adesso... sulle questioni, non su accordi inciuci, coalizioni, questo... Per statuto noi non lo possiamo fare e non lo facciamo, non lo vogliamo fare. Scusi, un'ultima domanda, c'è però un paese con una disoccupazione in crescita, le imprese che chiudono, la gente che adesso gli italiani iniziano a chiedersi perché questo stallo. Infatti, vi sentite un po' complici? Assolutamente no, noi vogliamo che partano le commissioni permanenti proprio per cominciare a dare delle soluzioni e delle risposte. Chi è responsabile dello stallo è chi non vuole che partano le commissioni e si nasconde dietro una legge che non esiste, perché... Già in passato, senza avere un governo, le commissioni sono partite 4 volte, quindi non vedo per quale motivo ora
dovremmo aspettare. Che senta, ma se si andasse alle elezioni sarebbe questo un bene per un paese che ormai sta veramente scivolando verso il tracollo? No, ma non sarebbe una responsabilità del Movimento 5 Stelle.